presento un caso molto interessante di rinoplastica maschile. Vediamo nel profilo questa particolare conformazione del naso. Un profilo convesso che è reso molto più evidente nel dorso nasale, quindi nel gibbo, da una punta che ha poca proiezione, sia nella columella, la parte contrassegnata con la lettera C, e soprattutto del lobulo, quello contrassegnato con la lettera L. Quindi qui un tradizionale approccio andando a correggere il gibbo avrebbe creato un naso molto molto schiacciato sul viso, con poca proiezione. Quindi il procedimento è stato fatto al contrario, diciamo, utilizzando degli innesti di cartilagine prelevati dal setto nasale per aumentare la proiezione della columella e per creare un vero e proprio lobulo, quindi in toto aumentare la proiezione della punta. Solo dopo si corregge il profilo della parte del gibbo e non dello pseudogibbo, cioè di quel gibbo che viene reso evidente da una punta con scarsa proiezione. Il risultato è quello di una rinoplastica endonasale, quindi tecnica di approccio chiusa, e che vedete nelle foto postoperatorie dopo pochi mesi dall'intervento. Quindi minima modifica, ma soprattutto una modifica di tipo strutturale, dove è stata aumentata la proiezione della punta per renderla compatibile con la proiezione della fronte, del mento, degli zigomi, tutte le altre strutture del volto, come vediamo nel profilo.